Ciao, sono Giancarlo Villa e sono l'autore della saga di Falkerit. È una trilogia di romanzi fantasy. Il primo libro della saga è questo qui, che si chiama La Spada di Falkerit. Il secondo è questo qui, si chiama L'Eroe del Ghiacciaio. E il terzo libro deve ancora uscire, si chiamerà Un Vento da Nord. È nata come un'esigenza di evasione, evasione dalla realtà, soprattutto nei primi anni, ma adesso è diventato qualcosa di diverso ed è l'esigenza di condividere. Nel mio caso è condividere una storia che spero possa fare emozionare i lettori. Nasce raccontando una storia d'amore, ma poi diventa tutt'altro, lo scoppio di una guerra civile che mette tutti i personaggi di fronte a delle scelte molto difficili. Ho sempre amato il genere, quindi ho soltanto scritto il libro che avrei io voluto leggere. Il protagonista principale della storia si chiama Kandan e le sue vicende sono un po' l'ossatura dei romanzi. In realtà ogni capitolo vive dal punto di vista di un personaggio diverso, in maniera che il lettore possa avere un affresco della storia, tanti punti di vista e decidere da solo dov'è il giusto, lo sbagliato o quali sono i personaggi da amare o da odiare. Il coraggio, tutti i personaggi della saga sono molto coraggiosi, ognuno a modo suo, e senza questa caratteristica non andrebbero da nessuna parte. Kanda non aveva scelta, non ne aveva mai avuta. Guardò un'ultima volta in giù, verso l'abisso dove era scivolato il suo migliore amico, forse il suo ultimo vero amico. Un abisso ostile, divorato dal freddo, dove le tenebre avevano già cominciato ad attecchire. Poi gli voltò le spalle. Kandan percepì qualcosa di molto grave imprimersi nel suo animo e senza dire una parola cominciò a salire verso la cima della montagna.